Ragazzi, questo dovrebbe essere l'episodio già impappinato. Ragazzi, questo è io che voglio fare le introduzioni dei video solite, comuni, perché ormai quelle normali del ciao a tutti ragazzi e ragazze, quella è rara ormai come introduzione. Ma le subito parto che non so parlare. Questo ragazzi, dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. C'è un silenzio tombale e ho fermato l'episodio. Ho fermato l'episodio piuttosto presto. Nella puntata che avete visto la scorsa volta, perché non so ora quanto sia grossa la villa abbandonata, la villa stregata, quindi voglio vedere cosa succede in questo episodio, onde evitare di rendere lo scorso episodio lungo 50 minuti addirittura, sì, perché non c'è più voglia di sforare troppo con i video. In ogni caso, abbiamo scoperto, ragazzi, cioè ormai è palese, che questa Crepuscopoli non è reale. Finalmente l'ha scoperto anche Roxas. Namine è riuscita a dirgli che lui è metà di Sora e quindi Sora, per risvegliarsi, ha bisogno di lui. Gli ha detto che gli sta rimettendo a posto i ricordi, che però ha bisogno di lui per finalmente risvegliarsi. E fondamentalmente quindi la reintegrazione si sta per completare al 100%, la reintegrazione Roxas-Sora. Tuttavia, quindi, in teoria, dopo questa, Roxas dovrebbe svanire. In verità, gli ha detto Namine, ha fatto in tempo a dirglielo prima che Diz la levasse dalla sua riproduzione di Crepuscopoli, perché si è rotto le palle delle sue come si dice, intermissioni o roba del genere. È riuscita a dirgli che in realtà non sparirà Roxas, ma che un giorno riusciranno a rivedersi. Non si sa come mai riusciranno a rivedersi. Allora, comunque, nessuno che si buggano volontariamente nel pavimento mi triggano. Si buggano volontariamente, fatto apposta, raga, che si bugghino. Che nuotino nella parete. Allora, devo vedere di capire da che parte devo andare. Sicuramente devo andare nell'unica porta in cui posso andare, perché questa è l'uscita, questa che vedete qui, porta grossa. Perché non diamo un'occhiata dentro, infatti. Allora, sono un mix di cose queste, nessuno qui, scudo, piedi e anche ali. Vabbè, devo andare di qua. Andiamo a punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, perché i puntini mi attraggono. La sala del palazzo. Mi piace che il nome della sala appaia così a grande sullo schermo. Tu mi vuoi venire addosso che sembri un deltaplano, invece? Sì, va bene. Guarda, come fluttua, guarda, fluttua. Oh, livello 5! Mi sostituite le difese e i punti AP. Si volano questi. Io me li immagino in nessuno, che sono degli esseri leggerissimi, perché per l'appunto sono tipo dei corpi vuoti, quindi sono iperleggeri. Me li immagino così, dentro vuoti, i famosi gusci vuoti. E basta trasformarti. Basta. Sono finiti? Oh. Bandana elfica. Questa è un'armatura, un accessorio, uno dei due. Pozione. Allora, vediamo un po'. Oggetti. Ho quattro pozioni, disegno di Namine. E abilità. Allora, abilità. Io voglio vedere l'iperguardia. La posso imparare? La posso attivare? La posso attivare. Perfetto. Adesso, quando premo quadrato, dovrei fare la parata. Sì. Che bella parata. Se vi ricordate, solo parava con tutte e due le braccia, invece Roxas lo fa con una mano sola. Ok. Comunque, a parte questo, volevo vedere Roxas, ecco qui. Cosa fa la mandala elfica che ho appena trovato? Aumenta leggermente la difesa da 1 a 7. Non so se mi conviene, perché c'ho la cintura master che invece li protegge tantissimo dagli elementi. Io mi tengo la cintura master, ragazzi, perché mi sa che la difesa degli elementi ci servirà più tardi. In ogni caso, per esaminare, solo una grande esplosione potrebbe averlo rotto. È esploso qualcosa. Vabbè, qui devo vedere di analizzare tutto, perché mi sa che non posso andare da nessun'altra parte, quindi. La villa, l'atrio. Devo colpire qualcosa? Colpisco il tavolo. In ogni caso, qui è passato qualcuno che ha distrutto tutto. Va bene.
Ah, ma aspetta che scema, c'è una porta là in alto a destra della mappa. Prima siamo andati alla porta a sinistra e avevamo la sala bianca che è a sinistra, quindi... Ok, qui. Deve essere per forza questa strada. C'è un filmattino, quindi sì. Qui il tavolo è a posto. Cosa hai fatto, Roxas? Come facevi a sapere che tracciando due linee col pastello? Va bene. La biblioteca, ok, che non è più una biblioteca. Ha molto poco di biblioteca, ci sono ancora gli scaffali però. Scendiamo. Che robe, quando tutto si fa ipertecnologico mi affascina. Mi inquieta, però mi affascina. Ah, qui è dove stava Disney, filmati, vi ricordate? Aia, di nuovo. Quando succedono queste fitte alla testa, succede che Roxas è veloce, ha i ricordi di quando era nell'organizzazione, sì. Ah, da che gli unici senza il cappuccio sono quelli che abbiamo già visto in Chain of Memories, eh. Eccoli qua, tutti e 13. E poi l'ultimo, che è lui. Tanto quello è il Keyblade che aveva Sora alla fine dell'1. Ah, quello lì è il vero Roxas! Che è svenuto, vero? Infatti effettivamente c'ha ancora indosso il mantello d'organizzazione, quindi qui siamo nella realtà. E adesso qui siamo dentro al sogno, ok, qui. Quindi quello là è il vero Roxas nella realtà, svenuto perché stanno ricostruendo stanno ricostruendo i ricordi a Sora e poi dopo... Dovranno, tra virgolette, fondere anche Roxas con Sora, eccetera, eccetera. E vabbè, vabbè, cosa? Porta aperta. Ok. Ok, allora, a quanto pare era l'unica soluzione. La sala computer. Vai, salviamo e avventuriamoci qua di più nelle profondità di questa villa stregata, che non è più stregata, ma sarà più una villa ipertecnologica. Va bene, va bene, va bene. Quindi, allora, quindi nella realtà Roxas è svenuto e lo stavo tenendo a bada qua dentro. E intanto però ci sono nessuno che rompono i coglioni e continuano a dettare. Sconfiggi tutti i 6 nemici, sì. Non so nessuno questi, te lo dico io, gioco. Vabbè, lui lo dice dal punto di vista di Oxas. Tuttavia. Cioè, noi veniamo dal gameplay di Chain of Memories, e in teoria tu dovresti venire a giocare al 2 dopo aver giocato Chain of Memories, tuttavia magari una volta, come si dice, una volta, tra virgolette. Chain of Memories ai tempi era solamente sul Game Boy Advance, ricordo, quindi...
Poi immagino che non fosse chissà quanto facile da giocare perché sì, non è che già sulla PlayStation 4 quando abbiamo giocato proprio era un nodo alla gola ogni volta che mi rompevano aia le scatole, mi rompevano le scatole. Allora, agì qua. Agì ancora. Ma da notare che se non le aggio mi colpiscono inevitabili. Sentite, faccio fuori piasto simile perché mi sta troppo sulle scatole che tutte le volte devo fare la gira. Le! Cazzo, colpisci, bastardo. Dai che tu sei l'ultimo, poi ho finito. Oh, finalmente l'ho fatto fuori. Tutta la vita. Oh, mi fa piacere. Simply amazing, Roxas. Axel, you really do remember me this time. I'm so flattered! Mi sa che si è leggermente infuriato, ma me lo dice qualcosa. Vai, secondo scontro, va bene. Due. L'abbiamo detto assieme. Due. Così, dal nulla, Roxas tira fuori due Keyblade. Va bene. Aiuto! Vai, siamo partiti benissimo! Vai, che sta roba di avere due Keyblade mi gassa tantissimo! Vai di assalto! Sti comandi azione! Vai! Luce brillante! Posto! Ho spento il fuoco! Vai! Mamma mia, se non vai, gli faccio male! Mamma mia, sì! Mamma mia, che roba! Ma quante robe mi stanno... Quanto sco... Ma non so perché c'ho qua... No, madonna, cosa fai? Le imboscate! Sferzata esplosiva, potevo fare... Aia, che male, oh! Porca vacca, che... Vai! Quanto... Non so perché, ma ho l'impressione che tutti questi comandi fighi li rivedremo solamente a fine gioco, non so perché. Aia, ma perché non riesco a fare sferzata esplosiva? Aia, porca... Aia, che male! Vai, menalo! Porca troia! La sferzata esplosiva non riesco a farla, ragazzi, più compenso. Raga, mi sto facendo leggermente male. Aia, mi sto facendo male comunque, porca vacca. Ok, ho usato la pozione, sono riuscita. Ok, lo attacco saltando perché altrimenti se tengo i piedi a terra mi brucio. Aia, che... Portella! Ma porca Madonna santa! Madonna santa, se mi sta antipatico Axel per il fatto che è agilissimo! Uno di quei cazzo di personaggi che ti piacciono per la personalità, ma da affrontare assolutamente no, grazie. Sì! Vai così, mi sono anche saliti gli HP, ma tanto adesso sappiamo che fine fa Roxas, quindi. Si aspetta che è fuoco. You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Questa non è un'animazione di morte di nessun Chain of Memories, quindi presuppongo, sa se mi interessa, presuppongo che non sia totalmente andato. Anche perché qui siamo in una riproduzione, ricordiamoci, quindi è semplicemente uscito. Bella sta sala piena di, tra virgolette, bozzoli. C'è un tesoro lì! Un tesoro! Datemi il tesoro, voglio! Paperino? Pippo?
Sì, è la sala in cui i due sotterranei si era campozione. E qui c'è Sora. Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me? Or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Why? Who are you? I am a servant of the world. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? Cause I'm not laughing. Mi sa che la segue. Ecco. My apologies. This is only a data-based projection. So much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. No! My heart belongs to me! Finalmente il titolo, dopo 6 episodi. No, 7 anzi, si è fatto aspettare. È tipo stato il prologo più lungo di tutta la mia vita, però va bene. Però va bene. Quelli sono dettagli. Ecco il treno che avevamo visto prima nella proiezione. La fine dell'estate, trofeo guadagnato. Topolino! Che manzo. Chi è là? Svegliati! Non ci sono i sottotitoli. Finalmente! Sì, raga, siamo tornati! Un pisolino durato ben 1 anno? Sì, sicuramente bello. È vero, loro non si ricordano niente, sì. Sì. Esatto. Esatto. Sì, il tuo grillario, dimmi che sei scritto tutto. Ah, solo una frase. Ringraziare in amine. I wonder who that is.
Ah, è un pensierino che ha scritto Namine. È un tipo un appunto. Oh, la composizione del gruppo è cambiata. Ora c'è Pepe in squadra e Paperino e Pippo. Ovviamente Sora come unico personaggio giocabile. Brave. Ora puoi visualizzare i membri del tuo gruppo nel menu principale. Tutte le abilità e mani di Oxus appartengono ora a Sora. Oh, mi fa piacere. Il grillo contiene suggerimenti su cosa fare e informazioni sui eventi passati. Oh, fantastico. Quindi adesso sono a livello 5, esattamente come era Roxas, fantastico. Vediamo un po' qui tutti quanti, allora le stesse abilità che avevo prima ce le ha Sora adesso, fantastico. Ricordiamoci anche che Paperino e Pippo possono imparare delle abilità. E vediamo che Paperino c'ha Paperino Energia e Paperino Thunder. Cos'è questo? Paperino Energia fa recuperare HP di un membro del gruppo, costa tutti gli MP e usa questa abilità liberamente. Anche questa qui usa questa abilità liberamente. Ok, quindi Paperino in questo gioco userà le magie in un modo diverso. Cosa? Questo invece aumenta il 50% dell'efficacia degli oggetti curativi usati in battaglia. Pippo, vabbè, lui è il classico curatore ed era quello anche con più punti vita, ricordo. Poi infligge una serie di poteri di attacchi a distanza lasciando uno scudo, costa 10 MP. Ok, usa questa abilità liberamente. A proposito di MP, io come sto messa? Io ho 100 MP, gli MP sono 100, ok. Grillario invece ho, finalmente diamo un'occhiata al Grillario, che okay? È da un bel pezzo che non lo leggiamo e finiamo questo episodio leggendo il Grillario. Vediamo un po'. Possiamo, allora, partiamo con Sora, dai. Sora, l'eroe poi scelto da Keyblade che non molto tempo fa si è fatto in modo di tutti i mondi. È rimasto addormentato in una villa misteriosa in compagnia dei suoi amici Pippo e Paperino. Sembra che sia cresciuto un po' mentre riposava. Infatti si vede, ragazzi, dai vestiti che non gli stanno più addosso. Gli stanno un po' stretti. Pippo ha perso per la prima volta in una bella vacanza del 52. Vabbè, ragazzi, qui tutti i riferimenti alle prime opere in cui sono apparsi per la prima volta i personaggi Disney o personaggi di Final Fantasy, perché ricordiamoci che ci saranno i vari cameo. Li abbiamo già visti alcuni, Vivi, eccetera, tutta quella gentaglia lì. Comunque non sto a leggere più da dove vengono, solo per quelli nuovi leggeremo. In ogni caso, capitano dei Cavalieri Reali, come Sora, Pippo è caduto in un sonno profondo. Non ricorda perché si è addormentato, ma si sente molto riposato dopo la bella dormita. Chi può dire cosa aspetta i nostri tre amici? Solo io, sono il destino, lo sai. Paperino, mago della corte reale, come Sora, Paperino è caduto in un sonno profondo, ma si è svegliato qualche attimo prima di Sora. Soffriti di ritrovarsi dopo tanto tempo, ma cosa gli aspetta? C'è un salvataggio tipo nella villa per salvare? Vediamo storia. Guidato da una voce, Sora si è risvegliato in una villa misteriosa. Ah, la voce di Roxas che aveva visto Sora. Deve aver dormito lì dentro per molto tempo, ma non riesce a ricordare niente. Album, un messaggio. Ringraziare Namine. Oh, che bello. Tesori. Ah, ci sono. Ah, praticamente quindi in questo gioco ci sono i collezionabili che sono i tesori. Ah, ok. Cioè i tesori, penso che sia l'elenco dei forzieri che possiamo aprire. Vediamo un po', qui ci sono le mappe, la mappa di Crepuscopoli, la mappa della villa. Relazioni, cos'è relazioni? Che è relazioni? Vediamo un po', Sora. Prosciutto di Keyblade, un'arma misteriosa da molto tempo fa. Ha fatto un viaggio con Paperino e Pippa alla ricerca della sua cara amica Kairi, che era svanita nell'oscurità. Ah, praticamente queste voci si aggiornano in base a come, a quando... Man mano che andiamo avanti nella storia, ok. Alla fine hanno salvato il mondo di tutti i mondi dall'oscurità. Alla fine hanno salvato il mondo di tutti i mondi, ah sì. Ma poi improvvisamente Sora è caduto in un sonno profondo. E dopo essersi risvegliato, non ricordava per quale motivo si era addormentato. Qui abbiamo Kairi, vecchia amica di che le sono cresciuti i capelli, giustamente è passato un anno. Vecchia amica di che questa è una delle sette principesse collegate alle chiavi e alle serrature. Non molto tempo fa, quando era persa nell'oscurità, Rico Sora ha cercato di salvarlo, ognuno a proprio modo. A parte che, ok, ho cambiato la punteggiatura un po', ma va bene. Grazie a loro, Kairi è riuscito a tornare sulla sua isola natale, ma priva dei ricordi che aveva di Sora. Così ben presto ha smesso di andare sull'isolotto a loro tanto caro, sì, perché non si sarebbe ricordata il nome di Sora. Poi abbiamo visto una cutscene che se l'hai ricordato. Mago della Corte Reale, non molto tempo fa, Paperino ha lasciato il castello Disney insieme a Pippo per cercare il retto podio durante il viaggio. Hanno incontrato Sora e sono diventati buoni amici. Dopo aver aiutato Sora a salvare i mondi dall'oscurità, Paperino e Pippo hanno continuato la loro ricerca di retto polino, che aveva deciso di restare nel regno dell'oscurità. Ma prima di trovare il re, i tre amici sono caduti in un sonno profondo. Ok, stessa roba per tutti e tre. Capitolo dei Cavalieri Reali. Non molto tempo fa ha lasciato il castello Disney sia a Paperino per cercare il topolino. Durante il viaggio si sono unito a Sora obbedendo all'ordine del re di seguire il prescelto del Keyblade. Dopo aver aiutato Sora a salvare i mondi dall'oscurità, Pippo ha continuato il suo viaggio alla ricerca del re, ma come Paperino e Sora è caduto in un sonno profondo prima di portare a termine il ricarico. Chissà cosa faceva Pippo appena prima di addormentarsi.
E per finire qui c'è Ansem, un uomo misterioso che si avvale del potere dell'oscurità. Qual è il suo vero obiettivo? Lo scopriremo solamente fra 1000 episodi. Perché, ragazzi, adesso che finalmente siamo ritornati a comandare Sora, intanto vediamo che qui ho trovato già un forziere, vedo di rientrare nella villa per vedere se c'è il salvataggio. Scheggia Mithril, vediamo se... Aspettate. Qui i tesori, sì, raga, i tesori sono proprio i tesori, proprio i forzieri in giro per la città. Posso rientrare, ho delle cose da fare. Ma io devo salvare Sora, va bene ragazzi, facciamo così, non appena troviamo un salvataggio, salvo e finiamo l'episodio. Ah, a proposito, vado a fare un attimo una cosa. Ok, non è nei miei progetti delle cose di 3 secondi da fare di... come dire... Buttare giù il tablet. In ogni caso, vabbè, io volevo trovare un salvataggio per salvare e finire l'episodio, qui comunque non posso. Va bene. Andiamo, punto di domanda. Devo cercare un salvataggio velocemente. Credo di essere già stato in questa città. Come si chiama? Forse l'ho sognato, ecco. Ah, ecco i tre amici. Che cosa volete? Niente, ci chiedevamo solo cosa ci fosse... Vabbè. This is our spot. Sì? Voi You're new around here, siete right? nuovi di qui, I'm vero? Pence. Io sono Pence. Kane, nice to meet you. But we got stuff to do, so catch you later. My name's Alette. Hey, did you finish up Avete già finito i your compiti homework? per le vacanze? Le ricerche a piacere sono le peggiori, vero? I compiti? Ragazzi, siamo What are your nuovi. names? Oh, sorry. We're Sora, Donald, and Goopy. Hey there. Sora, Donald, Goofy, we just met Abbiamo appena you. incontrato qualcuno che vi stava cercando. Sure seemed in a hurry. Sembrava che He had avesse a black fretta. coat on, Aveva un so I couldn't soprabito see nero, his perciò non face. l'ho visto in faccia. But he Ma had aveva this delle grosse orecchie big round rotonde. ears. Oh, puntualmente il re. Like, Questa volta, ragazzi, siamo arrivati che il re è appena passato, incredibile. Where'd you see him? At the station. The station, thanks. Well, you'd better get back to that assignment. Perfetto, ora che siamo negativo, però qui c'è un Later. salvataggio. Ciao, 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 us. Ma non dovevamo cercare noi lui? Yeah, let's get to the station. Raga, aspetta, devo salvare, ragazzi, fatemi salvare. Oh, finalmente. Intanto, ho visto adesso che la vita di Paperino e Pippo, cioè in un cerchio, è tipo metà è vita e metà è punti magia. Fantastico. Quindi, ragazzi, il video di oggi direi che finalmente si possa concludere qui. Cos'è questo? Benvenuti a Crepuscopoli, grazie. Il divano su cui stavano parlando Pinsoletto. Ok. Quindi ragazzi, il video di oggi è che si possono finalmente concludere qui. La prossima volta finalmente inizieremo Kingdom Hearts 2 nel vero senso della parola. Tutto quello che abbiamo visto finora era soltanto un prologo, il più lungo prologo che io abbia mai visto. Però, sempre un prologo, ma nel frattempo, se il video vi sono piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace e ricordatevi. Bello che ogni volta che salvo cambia la schermata, guardate, c'è il simbolo. Cioè, prima una volta c'è Sora, poi c'è Paperino, poi c'è Pippo. Vabbè, intanto ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. E noi ci vediamo alla prossima!